Ho sentito dire che Alexander Gilmore è un individuo alquanto spilorcio, al punto che persino sua madre si lamenta. La spilorceria è un pregio dei miliardari. Eccoci qua. Siamo arrivati a Gilmore Valley. Questa città sembra fatta solo di fabbriche. Non si può dire che ci sia un'atmosfera allegra. La gente ha un'aria piuttosto abbattuta, Holmes. Giusta osservazione, Watson. Non vorrei essere nei panni del povero diavolo che deve controllare la bocca di quel grosso cannone. Le acciaierie Gilmore producono milioni di armi ogni anno. Io non impreco mai, lo faccia lei. Sempre agli ordini. Presumo che saremo costretti a spingere. No. Così. Bene. Purtroppo non ce la farete mai. Prendete questa corda. Venite tutti qui, aiutiamoli. Avanti, forza, ragazzi. Diamogli una mano. Tiriamo tutti insieme. Va un po' meglio ora. Ce l'abbiamo fatta. Vi sono grato per il vostro aiuto. Per fortuna che avevate gli abiti per cambiarli. Ve li lavo io, passate a prenderli nel pomeriggio. Si è già disturbata anche troppo smacchiando i nostri capelli. Upsi. Appena avremo tutti i soldi necessari faremo riparare la strada prima che qualcuno si faccia male. La vostra gentilezza è squisita, ma le vostre strade fanno schifo. Vi prego di dirci da che parte si trova la residenza di Gil. Ma voi state andando da quel vecchio spilorcio? Presumo di sì. Tenete, lavateveli da voi allora. Non preoccuparti, Michael. Non potevi sapere che sono ospiti suoi. Tu sai dirmi perché si sono irritati? Sono dei lunatici, non capisco. Ehi, voi! Se state cercando il vecchio Gilmore, lo troverete in quel castello sulla collina. Ecco il suo castello. Ehi, Todd! Smonch? Mi sembra di aver visto Holmes! Cosa diavolo ci fa qui? Deve averci scovato, non è questo il lavoro di un detective? Ma certo, razza di imbecille, non facciamoci notare, voltati! Credo che ci abbia visti. Chiudi il becco. Scusatemi, signori, potreste dirmi cosa state costruendo? Sbaglio o è un pozzo? Bravo, lei sì che se ne intende. Pensa che stiamo scavando un pozzo. Zitto. Avete lavorato sodo, il pozzo è molto profondo. Per forza, non è facile trovare una vena di acqua minerale. Capisco, grazie dell'informazione. Presto, vediamo cosa fanno. Stanno andando al castello. Dobbiamo avvertire il professor. Zoticoni, non siete mica a Luna Park? Professore, siamo venuti ad avvertirla che è arrivato Holmes. Non dite sciocchezze. È tutto vero, gli abbiamo anche parlato. Ma abbiamo giocato d'astuzia, capo. Non ci siamo fatti riconoscere. Rimettetevi al lavoro, fannulloni. Ora dovremo scavare ancora più in fretta. Muovetevi. Sono certo che Holmes è qui solo per combinazione. Finora la fortuna l'ho assistito, ma stavolta non riuscirà a fermarmi. Mi ricorda il palazzo del viceré delle Indie.
Aspettate qui, per favore. Che pancia orrenda. Comunque ora sappiamo cos'era quello spreco di luci. Che bell'uccellino. Vieni qui. Chissà di cosa è fatta questa statua. Stia attento, Watson! No, no, lasciami stare. Schizza via. Tengo duro, Watson, non si faccia beccare. Non doveva toccare la statua. Gli uccelli sono gelosi del loro nido. Eppure quell'uccellino mi è sembrato... Benvenuti, signore. Così lei è Mr. Gilmore. Sì, il motivo per cui vi ho fatto chiamare intensa. Riguarda questo salvadanaio. Cosa? Questa statua sarebbe un salvadanaio? Vi darò una dimostrazione pratica. State a guardare. Non sarebbe più pratico depositarli in banca? Mi diletto a vedere crescere i miei risparmi poco per volta. La scorsa settimana ho cominciato a fare il controllo annuale. 300.461, 300.462, 300.470... Cosa? Per Giove non ci sono più, sono stato derubato! Sono sparite 20 monete d'oro zecchino! Non mi sembra poi tanto grave, considerando che ne possiede altri 300.000. 300.462, non sopporto l'imprecisione! Ormai non mangio più di notte, non chiudo occhio a furia di preoccuparmi per le mie monete, è una tortura! Quando si soffre di insonnia si contano le pecore, non le monete. Abbia un po' di pazienza, Watson. Aspetti un momento. Vorrei provare, permette? Silvia accetta solo monete d'oro. L'ho chiamata come la buon'anima di mia moglie perché si assomigliano come due gocce d'acqua. Posso chiederle se Silvia obbedisce ad altri membri della famiglia? Solo a mio figlio Michael. Vorrei parlargli. Non c'è problema. Sta zitta! Michael è sceso in città stamattina presto, Mr. Gilmore. Di nuovo? Non voglio che dia confidenza a quella gentaglia. Non è gentaglia. Se lei fosse un pochino più comprensivo con Michael, Mr. Gilmore, lui non starebbe sempre fuori. Lei è un'istitutrice, no? Una psicologa di bambini. Vada subito a cercare Michael. Il detective vuole parlargli. Sono Sherlock Holmes. Benvenuto, signore. E rimanderò a dopo il mio colloquio con Michael. Vada pure, Maria. Il panorama migliorerebbe con un po' di verde. Mi piace così, Mr. Holmes, perché tutto ciò che si vede appartiene a me. Le case, le fabbriche, persino il fumo. Perché dovrei rovinare un'armonia produttiva con alberi e fiori inutili? Deve restare con me per Michael, che erediterà tutto. Quando sono cominciati i lavori di quel pozzo? Oh, mi sembra un paio di settimane fa. E cioè 15 giorni. Elementare, Watson. Quella donna ha chiamato il ragazzino Michael. Deve essere lui il figlio di Gilmore. Buono! Ehi, stai fermo! Scusi! A me! Io le vorrei ancora! Dai, un po' di formaggio! Ehi, stai fermo! Non spingere! Mi fai male! Io voglio ancora! Tieni! Squisito! Quel ragazzo ha molta pazienza. Prendi! Non starà pensando che lui sia coinvolto nel furto, Holmes. Michael, quello ha inghiottito un osso. Vieni a dare un'occhiata. Non mangiate quello che trovate per terra. Forse posso esservi utile, signora. Sono medico. Ora, da bravo, apri la bocca, fai... Ah, devo guardare. Aprila ancora di più.
E forse sarà meglio farlo sdraiato. Sì, dottore. E ora che cosa gli fa? Con un cucchiaio gli tirerà fuori l'osso. Non ho ingoiato un osso, ma soltanto la polvere che sta per strada. La polvere non è pericolosa. Devi bere una tazza di cioccolata calda. Cioccolata? Non so come ringraziarvi per il vostro aiuto. Puoi andare a prendere la mia borsa, Michael? Certo. Mi dica, Michael viene qui spesso? Sì, quasi tutti i giorni. È un bravissimo ragazzo. Ha difficoltà finanziarie a gestire l'asilo? A volte la fortuna mi sorride un po'. Due settimane fa abbiamo ricevuto una donazione anonima di 20 sterline. Ed erano tutte monete d'oro, per caso? Sì, e c'era un biglietto che spiegava che erano per l'asilo. Fantastico. Sii prudente, Michael. Ma non ti preoccupare. Mi domando, Holmes, se le dispiacerebbe tornare al castello da solo. Io voglio visitare gli altri bambini. Faccia il suo dovere, dottore. Che diabolica invenzione! Rende 4 volte più di 4 scavatori. A me non pare, professor. Non ci trovo nulla di divertente. Peggio per te. Clap, la gente di solito deve pagare per fare ginnastica. Tu invece no. Oh, ormai mancano solo 5 metri. Perbacco! La velocità è di 1 metro all'ora. Ci siamo fatti i muscoli, diventa sempre meno faticoso. Fermatevi! Ricominciate! Non le è venuta ancora nessuna idea? Come può stare lì con la matita in mano? Credo di aver trovato la soluzione a questo problema di matematica. Vediamo se ci riesce anche lei. Parliamo di un ammasso di fango dell'altezza di 10 metri e largo 20. Lei sta scavando una galleria alta 3 metri e larga 2. Che lunghezza deve avere la galleria per ottenere un cumulo di detriti delle dimensioni che le ho appena indicato? Eh? Io ho assunto un investigatore, non un teorico di fognature campestri. Per la gobba di Nicoletto. Il pavimento non mi sembra molto spesso. Non accetto le sue critiche sulle mie marmette di porfido. Le consiglio di sbrigarsi a ritrovare le mie monete o la licenzio. Stasera qualcosa accadrà. Puoi rimproverarmi finché vuoi, Maria. Continuerò a farlo ogni volta che posso. Quei soldi servono alla gente. Io ti capisco, Michael, ma rischi di essere scoperto. E non hai pensato che forse non li accetterebbero se sapessero che l'hai rubati? Ne hanno bisogno per le medicine e per mangiare. È troppo rischioso per te, quel detective non è un ingegno. Sherlock Holmes non mi fa paura, non intendo smettere. Mi fermerò soltanto se lo verrà a sapere papà. Michael! Non riesco a prendere sonno. Se il ladro ruba 20 sterline ogni settimana, tra 200 anni sarò squattrinato. Non devi farlo. Ah, sei tu. Lasciami andare, ti prego. Michael, è tutta colpa mia. Il giorno che ti ho portato a vedere l'asilo di mia madre, non pensavo che ti avrebbe interessato fino a questo punto. Tu sei così giovane, Michael. Non sta a te preoccuparti degli altri, non è giusto. Mi sento responsabile per te, perciò starò di guardia. Tanto meglio, Maria. Tu resta qui, non ci metterò molto. Ti ha scoperta finalmente. Dov'è il tuo complice?
Ho un consiglio, niente mosse false, perché ti scolabrodo quel collo di cigno che hai. Mani in alto, non muovetevi! Mr. Gilmore? Sherlock Holmes. Grazie a Maria, sono riuscito a scoprire come prendevano i soldi. Oh là là! Maria, per favore, accenda la luce. Subito. Ora mi osservi attentamente. Le darò una piccola dimostrazione con l'aiuto di Silvia. Si attacca della gomma americana alla moneta. Tieni, Silvia. Un sistema astuto. Perché la mia Silvia non ha reagito? Come lei mi ha detto, Silvia accetta una moneta da chiunque a patto che sia d'oro. La perfida pennuta si è resa complice del furto! Comunque c'è sempre qualcuno che mi sta derubando. Maria, le dispiacerebbe mettere in ordine la balconata? No, Mr. Holmes. Le consiglio di fare attenzione al pavimento. Capisco. Non tergiversiamo, mi dica chi è il ladro! Elementare, non può essere che Moriarty. Moriarty? È una catena reazione, Moriarty attira sempre Holmes. Dovrebbe considerarlo un grosso onore. Non è da tutti essere derubati da un criminale tanto famoso. Finocchiate! Non crederò mai che un criminale come Moriarty venga fino a qui solo per 20 misere monete. Aspetti un momento. Cosa fa? Ausculta i miei topi. Saranno i topi del ricastro. E lei li sente? Procedete, i topi non mi fanno paura. Ah! Ops! Mi sembra che ci sia qualcuno. Cosa hai detto? Togliti di mezzo! Good evening, professor. Perfido figlio di Albione! Spione legalizzato! Abbattete l'impalcatura! Il mio salvadanaio, brutti delinquenti! Aspetti, che impazienza! Papà! Venite con me! Fatemi scendere, soffro di vertigini! Ambere banci ciccacca. Che fredda! Ma è un boss? Sii attento, mozzo! Fermate questo veicolo impazzito! La statua sta dicendo qualcosa! Idiota, le statue non parlano! Papà! Liberatemi da questa banda di pazzi! Accelera, Todd Holmes, ci sta raggiungendo! Ce l'ho fatta! Slegami, figlio mio! Non rosicchiare quella corda, topo di fogna! No! Mi piego, ma non mi spezzo! Sei perduto, Moriarty! Non riusciamo a fermarli, professor! La legge non è uguale per tutti, porca loca! Michael, salta! Stringiti a me, papà! Sono ricco, che più ricco non c'è, più ricco di me! Sta attento, gira, cretino! Mio salvatore! Bel lavoro, Michael. Per forza, Michael è figlio mio! Oh, Michael, sei solo tu il mio tesoro. Tesoro! Dov'è il mio oro? Tornate qui, non andate via, non toccate il mio denaro, è roba mia! Lì dentro c'erano 300.462 monete! Spilorcio!
Ti farò arrestare! E io la denuncio per inquinamento di laghi scozzesi con oro rubato ai poveri! Oppure! Mi lasci maniaco, aiuto! È pericoloso! Il progresso sociale di tutta l'umanità è stato sempre molto lento, Michael. È vero, Mr. Holmes, ma mi darò sempre da fare per aiutare la mia città. E un'altra volta, cerca di farlo senza canna da pesca, ragazzino. Bye bye. Il mio non è un addio. Arrivederci! Andate presto, arrivederci! Bye bye!馬車で行われることを知ったモリアーティ教授は行く先々に万全の罠を仕掛けた嵐の中馬車が疾走する果たしてホームズは間に合うか君の周りで何か事件が起こったらベーカー街まで知らせてくれたまえ